Ciao a tutti, benvenuti all'S Podcast. Io sono Gabriele. Alessandro. Federico. Da tempo che parliamo di rap nelle nostre riunioni oltre l'orario previsto e finendo tardi sempre abbiamo detto facciamo un podcast perché stai rompendo il cazzo a tutti. È uscito Persona tempo fa, Fede. Tu cosa ne pensi? So che pensi che è una bomba ovviamente perché sennò non saresti qui. E lo pensiamo tutti. Saresti in galera o dove dovresti essere. Giustissimo. Qual è la cosa che ti è piaciuta di più di Persona? A me di Persona la cosa che è piaciuta di più è il fatto che Marra a 3 anni dall'ultimo disco ha dimostrato di essere concretamente il rapper numero uno in Italia, nonostante a vendite, come stavamo dicendo qualche giorno fa, oltretutto è il primo disco con cui arriva primo in Fimi, cioè nessuno dei precedenti l'aveva fatto. Tristissima questa cosa, assurda, ma poi anche il disco d'oro in una settimana, cioè sembrava una roba che noi davamo quasi per scontata, considerando l'entità di Marra, in realtà non era mai successo. Di conseguenza la cosa che mi è piaciuta è il fatto che indipendentemente da quali possano essere le correnti, diciamo, le visioni sulla musica attuale, Marra è stato zitto per 3 anni, ha fatto il disco negli ultimi 3 mesi, l'ha annunciato con 1 mese d'anticipo, praticamente senza singoli, non avevamo nulla, se non qualche feat tra Machete Mixtape, Margherita, eccetera, è uscito e ha spaccato tutto. Ma secondo voi adesso tipo avrebbe senso fermarsi ancora 3 anni per Marra? Non so, perché comunque i risultati di Marra mettono in luce una questione che è l'antico dibattito del pubblicare tanto o pubblicare poco. Perché questi risultati incredibili, cioè sembra che Marra abbia raddoppiato il suo pubblico per i risultati che sta avendo nei fatti, effettivamente fanno pensare che questa sia la strategia migliore. Però forse dipende da artista a artista. Sì, io la penso così, secondo me dobbiamo andare a differenziare anche l'approccio artistico differente, nel senso che, ipotesi, giusto per dire un nome, Guè, d'altro canto, ha creato una fanbase, anche ha sviluppato una fanbase che si aspetta adesso un disco all'anno, infatti al di fuori Gelida Estate quest'anno, siamo tutti rimasti abbastanza sorpresi dal fatto che non ci fosse un disco di Guè. Però è comunque presente in 20 tracce, tipo. No, senza ombra di dubbio, però ci ha abituato ad essere presente in 20 tracce e a buttare fuori un disco all'anno, tra una cosa e l'altra. Sì, questo sicuro. Perché non ha mai bloccato, da Gentleman, Santeria prima, avevamo Vero, cioè, raga, davvero. E, però, in effetti... Nessuno mi ha risposto alla domanda, cosa dovrebbe fare, Stiamo cercando di svegliarla. No, stiamo cercando di girarla. Allora, vi dico la mia, se volete. Vai, comincia. Cioè, secondo me tutti gli artisti più grossi, da Drake, Jay-Z, Kanye West, dopo il loro picco hanno subito martellato, no? Il picco di vendite parla, questo è il picco di vendite per Marra. Se guardi Jay-Z, dal 98 che fece Hard Knock Life volume 2, che era il disco suo più venduto, da lì ha martellato fino al 2003 col Black Album, che poi disse che era il suo ultimo album, vabbè, cazzata come sempre. Ma anche Kanye, no? Che ha fatto My Beautiful Dark Twisted Fantasy, poi ha fatto Watch the Throne, Cruel Summer e poi Jesus. Anche prima, tipo, dopo The College Dropout, eccetera, uno all'anno. Secondo me proprio in Kanye c'è la risposta, nel senso, secondo me Persona è un disco talmente grosso, è anche alto, che tornare subito con un disco è pericoloso. È difficile, però non bisogna fermarsi, perché con i tempi della musica di oggi, secondo me non ha senso fermarsi. E quindi secondo me la possibile soluzione, via di mezzo tra queste due cose, è appunto la roba Kanye. Cioè Kanye cosa ha fatto? Ha fatto My Beautiful Dark Twisted Fantasy, che è brutto da pronunciare. E poi ha cambiato tutto. No, e poi ha fatto Picco, perché anche quello, disco acclamato dalla critica e tutto. Beh, diciamo un cult del rap. Esatto. Possiamo dirlo. 2011 Watch the Throne, quindi album di coppia. Okay. 2012 Cruel Summer, quindi disco dell'etichetta, no? Perché ci sono anche tutte queste cose, perché l'industria musicale si sta evolvendo e ci sono sempre più formati che ci permettono anche di permettono agli artisti di stare in vita senza per forza fare un album. Sì. Guarda Guè con l'EP, potrebbe essere anche un EP Marra da Supreme, cazzata, cioè che bomba sarebbe, no? Santeria 2. Noi non so se lo vorrei. Io anche la roba di cui si è parlato un po' con Fibra, sincero, non so se la vorrei. Nemmeno a me fa impazzire. Non saprei, più che altro a chi lo affiancherei, se c'è tipo Marra Massimo Pericolo, cioè giusto per avere... Io Marra da Supreme per me, cioè spaccherebbe un po'. Hanno dimostrato di stare bene insieme comunque. Sì, per carità di Dio. Cioè non è proprio una coppia inedita che dici... Perché altre sono... cioè Marra Fibra, cioè un po' riportare avanti Santeria con uno spin-off, non spin-off. Cioè, sì, capisco cosa intendi. Quindi
Oppure, raga, Roccia Music 3. Sì. Cioè, ce ne sono, capito? Queste robe qua, secondo me. Che poi è quello che ha fatto Salmo col Machete Mixtape, no? Cioè, sì, ha fatto playlist, album grossissimo. Se avesse dovuto fare un album quest'anno, comunque. Cioè, sarebbe stato difficile, sì, no? Stare ai livelli di playlist. Ha fatto il Machete Mixtape, cioè, che è stata una bomba. Esatto. A livello di riscontri. Secondo me quella è un po' la chiave che dovrebbe trovare Marra. Quindi in sostanza è andare a prendere gli strumenti che offre oggi la musica e utilizzarli nella migliore delle opportunità, a prescindere dall'album o meno. E non fermarsi. Però Marra è un artista che sa fare questo. Cioè Marra è un artista che non sa ragionare al di fuori di un concept. Secondo perché, me questo può attaccare. Perché nella conferenza stampa di Persona disse questa frase, disse: per me senza un concept non ha nemmeno troppo senso fare un album. Però cioè Santeria aveva una partenza di concept, però non penso di criticare nessuno se dico che il concept non è un concept album. Sì, capito? Quello sicuramente, cioè, non rientra in quella definizione. Sì, sì, sì. E poi alla fine, raga, se dobbiamo dirla tutta, cioè col senno di poi possiamo dirlo, ora che abbiamo Persona, neanche Status aveva un concept ben definito nelle sue parti. C'erano degli spin-off, sicurezza, pezzi radio, eccetera. Sicurezza. Forse non era così equilibrato era come così in Persona. Esatto. No, cioè le ultime tracce di Status effettivamente erano tracce che rispetto a Vendetta, rispetto a Peso, eccetera, che rappresentavano Status in tutto e per tutto. Se vogliamo fare un paragone, Jesus, a livello di immaginario, erano qualcosa che andavano a distaccarsi. I nostri movimenti ci definiscono solo nello spazio, le persone ci definiscono nel tempo. Ti dico, io apprezzo la roba di pubblicare sempre, perché ci sono anche modelli che dimostrano che pubblicando sempre, cioè come quelli che elencavo prima, si può tenere sempre un livello alto indipendentemente dall'attesa. Però è anche vero che questo disco, senza i 3 anni di pausa, come ha sempre detto Marra, non sarebbe mai potuto nascere, no? Quindi forse non sarebbe neanche esistito Persona se fosse uscito nel 2014. Sì, forse era quello. E ti dico la verità, secondo me bisogna distinguere anche dalla tipologia di disco a disco. Noi qui stiamo parlando della necessità di non fermarsi, siamo tutti d'accordo, però siamo anche tutti d'accordo, suppongo, che Persona sia già un classico. Sì. E in quanto tale Marra, se volesse, potrebbe effettivamente fermarsi adesso per 3 anni e vivere con questo disco. L'idea è di vederlo dopo. Tre anni, tu dici che si può fermare 3 anni? Secondo me questo disco, per l'impatto che ha avuto, nella pratica, può dargli la possibilità di continuare a vivere in questo senso. Tra 3 anni il problema è che Da Supreme non è più la novità, ma è il sistema, tra virgolette, e c'è la nuova novità. C'è un altro cambia Supreme. Molto. È, sì, è quello certo, il discorso. Però stiamo parlando di Marra e stiamo parlando di un disco, raga, che francamente trovarne di simili in questo stesso decennio faccio parecchia difficoltà. Quindi vero, però. Tutto qui. Sto dicendo semplicemente che tra tre anni, ma ve lo dico con la massima tranquillità, se rimetto Body Parts, volo. Vabbè, ma quello è quello. Perché siamo fan del rap. Sì, sì, quello. Questo è il vero status di Marra, questo è il vero potenziale. Poi sono d'accordo sul fatto che non si debba fermare. Però l'impatto che ha avuto è stato di gran lunga superiore rispetto a quello di Status. Sì, sì. Di conseguenza, secondo me, potenzialmente potrebbe fermarsi. Questo non vuol dire che debba farlo. Esempio ASAP Rocky, raga, ricordarselo sempre. Sì, sì. Quando ci si ferma si è perduti. Sì, ma noi stiamo parlando comunque. Il discorso che fai tu è giustissimo, ma appunto perché stiamo parlando del re. E del re che ha un pubblico organico che è quello, non lo smuovi. I fan di Marra che ci saranno sempre fan di Marra. Ma tu sei sicuro che effettivamente l'impatto che ha avuto oggi sia di fan di Marra che non fan successivi? No, quindi però devi comunque mantenere le tracce. Sì, no, assolutamente. Perché per questo dico non si deve fermare. Perché esatto, il fan che hai rubato, tra virgolette, al pop, lo devi rendere parte della tua fan base. E per farlo, appunto, devi martellare. Ma sono d'accordissimo. Perché Crudele è un bellissimo pezzo, però affinché una persona diventi tuo fan, devi in qualche modo dargli ancora musica. Perché è difficile che quella persona che ora si è affezionata a te vada a riscoprire la tua vecchia musica. È quasi il discorso del quelli sono nuovi fan che conoscono solo il tuo ultimo disco. Forse anche il tuo ultimo pezzo.
Ed è così, perché ti chiedi, cioè, quando vedi Marra come, che fa tre sold out... Paradossalmente è come se Marra avesse 20 anni in questo momento, sì, per quei fan. Che vedi Marra che fa tre sold out e ti chiedi, ma dove erano? Sì, era tutta questa gente, c'era suo... Assurdo. È per questo, io sono d'accordo. Però, appunto per quello, tu devi trattarlo come... È bruttissimo da dire, però è così. Devi trattarlo come un emergente. Devi pompare, sono d'accordissimo. Ma invece come lo, vedete il modello UE all'opposto, cioè il modello quasi contrario, no? Di battere il ferro ogni anno. Ma io guarda... Io l'apprezzo molto. Io l'apprezzo molto, ma anche perché, come devo dire, il concept album nella carriera di UE c'è stato lo stesso, ad esempio è vero. Sì. Nel senso che aver scritto altri album non vuol dire aver lasciato da parte quella parte più emotiva, più introspettiva, sì, sì, che ha cacciato comunque fuori. È come se l'altra roba fosse roba stilosissima, bella, però non ha lasciato da parte il concept album, che c'è stato. C'è stato nel momento in cui ha avuto la necessità di farlo. Sì. Che poi questo penso. Forse i due modelli non sono così esclusivi l'uno dell'altro. Che poi se guardi, cioè, se prendi davvero le pagine Wikipedia dei maggiori artisti urban del mondo e guardi gli anni di pubblicazione... tantissimi artisti hanno veramente un album all'anno, i più grossi. Future vabbè, no, anche, 30, anche... a 30 progetti negli ultimi 10 anni tra, cioè, mixtape, assurdo, e tutto. Ma anche Drake è uno che non si ferma, sì, mai comunque, no? No, da quando è al top no, sicuramente, però ad esempio tra quello che tiene effettivamente Take Care e Nothing Was The Same ci sono degli anni di differenza, di conseguenza a mio avviso... Però c'è di mezzo il mixtape, If You're Reading This. Sì. Quello dovrebbe essere 2015. Che è prima di Nothing But The Same. Che è dopo, in teoria. Sì, no? Sì, perché dopo... adesso il fenomeno adesso te controlliamo. Va bene, però dai, controllo. Perché Spotify non mente mai. Ricordate. Quindi, diamo il via al televoto. Secondo me, raga, ci sta come modello. Dipende sempre... Cioè, Guè ha cambiato molte più pelli di Marra. Hanno effettivamente delle necessità diverse. Guè deve dimostrarsi sempre sul pezzo, perché probabilmente è il suo estro artistico a voler far questo. Bro, guarda che se ho ragione mi offende bene. 2012 ragione, Nothing Was The Same. Il podcast. 2013-2015. Cazzo, sei vabbè. Tra bro, perdonato. Gabriele offre la cena. Sono due schemi totalmente diversi. La cosa che mi piace di Guè, che Marra ha riscoperto solo negli ultimi momenti, diciamo, riguardo a quel discorso di featuring, è che Guè davvero, raga, negli ultimi 3 anni ha fatto tanti di quei feat, è presente in ogni progetto. Il primo che mi viene in mente, quello di Side, ok, che è uscito a inizio anno. Strofona. Oppure era presente nel remix di Soldi, sì, ha fatto Mattoni, raga, cioè, sì, davvero... Sì. Cioè era nel disco di Geolier, cioè lui ha questa possibilità di entrare nei dischi degli emergenti, che per me sfrutta sempre benissimo, emergenti, perché fa il padrino. Che sì, poi sì, il discorso tra l'altro si ricollega sempre al fatto che tutti pensano che Marra abbia scritto l'album in 3 anni, l'ha scritto in 3 mesi. Ha vissuto per 2 anni e 9 mesi, ma l'ha scritto in 3 mesi, quindi i tempi di scrittura sono quelli, sì, sia in Marra che in Guè, è l'elaborazione che è diversa. L'incubazione, sì, esatto, sì, è vero. Probabilmente perché, non so, Marra non riesce nemmeno a scrivere in certe situazioni, non vuole farlo. Sono proprio personaggi diversi, sì, sono totalmente diversi. Poi sicuramente i modelli dicono che pubblicare tanto, oltreoceano ce lo dimostrano, porta di più, indubbiamente. Però penso che sia proprio due attività artistiche totalmente diverse. Io penso che in Italia c'è un modello discografico che ancora non si è adattato ai ritmi che sono davvero, bellissimo, della musica urban nel mondo. Cioè, nel senso, ci sono tantissimi artisti che a volte mi domando, ma perché sta fermo così tanto? Perché non pubblica da 8 mesi, sì, no? Ci sono specialmente nella middle class del rap italiano, ci sono tanti artisti che potrebbero salire... Ma sembra che tengono i ritmi di pubblicazione dei grossi, perché tengono il modus operandi dei grossi, quando in realtà magari potrebbero provare a prendere strategie diverse da chi sta già funzionando e magari funzionare, no? Ma lo dimostrano anche artisti come Shiva, no? Che pubblicano tantissimo, hanno pubblicato tantissimo nel 2019 e sono saliti senza che neanche te ne accorgessi, no? Non l'abbiamo neanche annunciato che Shiva era l'artista rivelazione del 2019 ed è successo, capito? Certo. Quindi secondo me... in Italia si pubblica poca musica rispetto a quello che si potrebbe fare.
penso che la musica urban si adatta a un modello che non li rispecchia poi nel mondo. Sì, probabilmente hai ragione. Bella dimostrazione che concretamente moltissimi artisti, per cui dava essenzialmente possibilità di rivelazioni in quest'anno, poi alla fine si sono misurati con il pubblicare 2-3 singoli. Mm-hmm. Non hanno avuto possibilità di martellare, perché ad oggi è necessario farlo, avere una cadenza specifica. Pachi esce mercoledì, è uscito 3 settimane fa, un mese fa nemmeno. Sì, sì, sì. Bisogna fare così, perché la gente comunque, io ritengo che nel momento in cui l'ascoltatore viene a conoscenza del tuo pezzo, comunque l'ascolti, non vai a cannibalizzare mm-hmm. il tuo stesso pezzo, perché comunque è tutta farina del tuo sacco, mi spiego? Cioè, comunque è un ascoltatore che porta comunque ascolti a te e crescita del tuo personaggio. Sì, quello sicuramente. Se esce traccia 1 e traccia 2, la traccia 1 va fortissima, e mentre è ancora fortissima io pubblico la traccia 2, poi al massimo quello che è successo è che la traccia 2 non ha fatto tanto quanto la traccia 1. Sì, sì. Ma nel mentre sono cresciuto. Poi secondo me un problema che è anche alla base è il fatto che noi non riusciamo ad uscire, per come è fatto il mercato discografico italiano, dal dogma disco, in store tour, e quindi questo ovviamente rallenta un po' tutto. Mm-hmm. È come se ci fosse sempre quel leader e non se ne esce mai. Sì, sì. No, ma poi, cioè, secondo me si guarda, paradossalmente, per dirla in termini pseudo-marketing, beh, si guarda poco a come al comportamento dei consumatori, tra virgolette. Cioè, noi ogni venerdì la chat di S Magazine, ogni giovedì a mezzanotte, è lì che aspetta, vuole sapere cosa è uscito di nuovo, vuole ascoltare cosa è uscito di nuovo. Però sembra che l'output degli artisti non rispecchia questa esigenza, cioè non ci trattano ancora come se fossimo lì ogni venerdì a cercare nuova roba, ma pensano che una roba magari al mese ci basta, che è una cazzata, secondo me, per quello, per come viviamo noi la musica e come vivono, come fruisce tantissima gente della musica. Quindi secondo me, io mi auguro che nel prossimo anno si riesca a pubblicare di più.